Andi, tutti mi dicono, Andi, se sapete puoi cantare, Andi, se sapete puoi cantare, Andi, se sapete... Ecco, adesso la riempiera. Quanti vermi! Signore, io ho detto a Nicola, sa Nicola, dottore, c'ho pieno di vermi nella testa, alle orecchie. Se non pulisco dentro vengono tutti i vivi, i microbi, e poi c'ho anche l'epidemia del pollo. Non ho mica vergogna a pulire, mai quando si fa la cacca, la pipì, bisogna pulire. Cacca, pipì, mangiare, bere, dormire. Non è mica schifo. Se non fai quelle cose lì non puoi vivere. Non si può vivere senza cagare, senza fare pipì, senza pulire. Bellissimo, guarda, bello, bello. Caldissimo. Qui c'è già il sole, vedi? Che ora è? È 10:30. Rarirarara, che bella la natura con le piante. Adesso cominciano a venire gialle, l'autunno. Non ci sono neanche più le foglie. Variare cusci. Claudio Massera, Carlo Clinci, Reppi Piero, variare cusci. Angelina Ponce. Sai dove è l'Angelina Ponce, che era in guerra? Angelina Ponce. Era l'era che c'ha i fratelli. Guerra era prima.
la mia mamma, che era al guerra prima. Ecco, che stava qui sotto la mia mamma, qui, qui. Ecco, la, qui sotto abitavo, quando nel 1959 a Frisletto. Lì con la mia mamma facevamo il bagno qui sotto. Vedi, guarda là la casa, si vede, vedi? Tutta quella zona lì, quando ero piccolo, io avevo 7-8 anni qui sotto. Angelina Po, Angelina Guerra, ecco. Non è questa nel 60? Angelina Guerra. Come mai Angelina Guerra? Ma come mai? Che noi? 60. Siamo proprio nei Camorino. Da Camorino, sì, perché prima era Guerra, prima, dopo si è sposata con la mia. Con mio papà, Carlo Pons. Telefono a mio fratello. E di Amini. Pronto Giancarlo, sono il Maura, auguri, come stai? Sono qui a Camorino, al cimitero della mamma. Qui c'è la Angelina Po Guerra, è quella la tomba a Camorino. Sono qui al cimitero, Giancarlo, per trovare la mia mamma. Pronto? Attaccato. Detto che è Bush. Sì, ha attaccato il telefono. Buon ciao, ciao a te. Sì, Marona. Che caldissimo. I miei genitori mi hanno abbandonato da piccolo e sono stato dagli istituti senza avere un affetto né niente, nessuno. Sono stato una volta sola dalla mia mamma. Una volta, sono stato 3 settimane così insieme con lei a Blisletto e dopo sono stato sempre negli istituti, basta. Ciao! Ciao Maria! Ciao! Come vai? Bene, ciao. Bene! Ci è andato a vedere la mia mamma. Io non sapevo più. Non sapevi più dove era? No, non sapevo. C'era su Angelina Guerra. Sì, quella lì. E non c'era più. Non c'era mica Angelina Ponzi. No, non c'era più Ponzi. Mi ho combinato col zio e la zia. Sì, ce ne hai combinate qualcuno. Sì, ormai. Ormai. Eri anche geloso anche di noi, perché ormai noi avevamo una famiglia, lui no. Se venivi dalla mamma, poi scappavi dallo zio. Io volevo qualcuno, ero solo. E mia mamma non ti poteva tenere, perché c'era tua mamma di mezzo. Già che non avevamo soldi per noi. E poi c'era tua mamma di mezzo, non ti lasciava. Lei interveniva sempre, nel bene e nel male. Lei non lo voleva, però allo stesso tempo non voleva che si interessassero neanche gli altri. E era un po' un circolo vizioso, così che poi... Lui però un punto di riferimento ce l'aveva anche da piccolo. Quando si trovava qui, in giro, arrivava dallo zio. Adesso io vivo da solo, faccio tutto da solo. Ho imparato. Hai avuto la strada come scuola? E basta. Lavo la biancheria, faccio tutto. Però vado a letto mezzanotte o la mattina alle 3, alle 4. Fai quello che vuoi. Sì, perché... Perché faccio quello che voglio io, perché non c'è stata una persona che mi ha adottato, che... Non poteva, nessuno ti poteva adottare, avevi la mamma e non avresti mai potuto essere adottato. Perché avevi la mamma. Non è che poi
che possono metterti in un'altra famiglia così, se hai i genitori. Non lo so. Ecco, questo qui era il Renato, fratello del Mauro, quando era piccolo. Era so, all'ospedale, penso, non so. Ah, Renato, sì. Questo qua. Sì, quando era all'ospedale. Luigi, ancora. Ah, forse troviamo qualcosa. Questa è l'Ada. Ah, la da Ponzo. L'Ada è mio padre. Somiglio, te lo vedi? Quella è la giovane. È giovane. È mia gemella, no? E voglio andare a cercarla. Io vado a Basilea. La voglio intracciare io. Puoi tentare, ma... Hanno occupato tutto, dai! È una vergogna, non andiamo più! Ciao! Stiamo qui, tanto a lavorare, ma in vacanza non andiamo più! Va bene, Ivana, va bene! Buonasera! Va bene? Ciao, sì, anche. Chi? Ciao. Pronto? Ciao, buonasera! Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ciao Ivonne, ti ricordi ancora? Sì. Ti ricordi l'istituto dell'Orione? Sì. La donna Giolondè, che abbiamo fatto la scuola insieme? Sì, ti ricordi? Sì. E l'abbiamo ancora piccoli. Piccoli. Bello? Guarda i bastoni. Chissà sta bene, ma... giù è un macello. Oh. Ecco Mauro, andiamo. Mauro, che lo fai a te? Ma senti che ti fai arrivare questa neve? Pensavo che non venivi. No, ma scherzi. Oh. Mi sono fatta portare. Mi hanno portato mio marito e mio figlio. Doveva venire mio fratello Rolando, non ha potuto perché fioccava con le Ma guarda che qui a Locarno si sta bene, ma siamo. Lugano. Lugano è peggio che qui. Veniva da Mendrisio, ma fioccava. Troppo. Mauro? Mauro! 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 Grazie mille. Arrivo. Piacere Carla. Buonasera. Buonasera Mauro. Buonasera. Noi parliamo di musica. Okay. Di musica. Di colori. Donna, vieni. Di magia. Parliamo di quelle cose lì. Di colori. Va bene. Di sensazioni. Amore. Ciao Mauro, sono Carla, ciao. Sono felice di conoscerti. Grazie. E sono felice di essere qui questa sera. Sì. È veramente una serata magica, lo sai. Bellissimo. Io non vedevo l'ora di conoscerti perché mi hanno detto che tu sei davvero una persona speciale. Sì. Come quelle che ci saranno qui questa sera a suonare. Sì. E tu quanti anni hai? 59. 59 anni. Fatti vedere un po'. Voltati un po', fatti vedere. E tutte queste, questa mercanzia qui perché? Queste qui le campanelle che una volta io avevo le capre, le mucche, no?
E questi servono che quando si perde una mucca, una vacca, quando hanno su il campanello, la ritrovi. Sì, la ritrovo. Vuol dire che tu ogni tanto ti perdi. Che è mia, perché mi perdo. Anche la mucca si perde. E poi ti ritrovi. Appunto. E dopo anche quando c'è pieno di gente in piazza Locarno, che sotto i portici, quando non mi lasciano passare mi schiacciano, allora io suono il campanello, così mi lasciano passare e si fermano. Sei unico. Adesso questo qui è il pigiama per stasera, questo è il pigiama pulito, l'ho lavato a mano perché la macchina da lavare è rotta, io pago l'affitto 800 franchi, queste cose qui li metto da lavare perché c'è il sudore, non sono sporche, né? Però vedi, quando si suda la febbre, questo bisogna mettere a lavare la lavandina. E adesso devo partire all'inferno, perché sono malato, adesso divento magro. Avanti. Ciao. Ormai oggi siamo un po' in ritardo. Fa niente. Eh? Buongiorno. Buongiorno, dove ti metto il pranzo? Qua. Ormai oggi è andata così, tra la neve e tra tutto. Non ho potuto arrivare prima. Dove te lo metto? Qui sotto. Allora, questo è quello per oggi, che lo sai. Grazie. Oggi c'è la polenta, osso buco e poi c'è la verdura. Ecco, grazie. E questo qui è quello per domani. Per domani. Per domani c'è chic del nonno alla panna e pomodoro. La punta di vitello farcita con la salsa al rosmarino, spicchi di finocchi. Sì. E tortina paradiso, così vai in paradiso. Ecco. Né? No, non è qua. Quindici questo. Ma no, non è qua. Non mi ricordo più. Devo telefonare. Forse è questo. Sì, Rolando, Lorenzo. Sì, sì. Ah, ciao Rolando. Ciao Mauro. Ciao, come stai? Bene. E bene? Bene, grazie. L'hai fatto? Sì, sì. Abbiamo cercato dappertutto. Ti ho cercato e non trovavo, sono andato là. Mauro l'ho conosciuto praticamente 3 anni fa, quando è stato ricoverato all'ospedale La Carità di Locarno, il quale siamo entrati per puro caso a contatto tramite che lui ha avuto un numero di telefono di casa mia e allora ha voluto chiamarmi e mi ha detto: sono tuo fratello Mauro, mi trovo in ospedale, vieni a trovarmi. E allora ecco che ho pensato che è stata l'occasione per andare a trovare Mauro, conoscerlo, ecco, vederlo un po'. Io sono andato a rendergli visita a Locarno, la prima volta che lo vedevo, che vedevo Mauro, ecco. Ciao. Ciao Laura. Laura arriva dopo. Laura, c'è l'Anna. No, lei è l'Anna, la Laura mi va dopo. La Laura dopo. È l'altra, sì. Senti, Mauro. Adesso va, penso, in pensione, credo, Luigi. Chi lei?
Guerra. Il Guerra, il tuo cugino. Ah, è in pensione? Non ancora, ma va presto. Ha 65 anni? No, ne ha meno. Meno? Meno. Ah, perché va prima lui. Questo è il Carlo, è mio padre. Questo l'ho visto una volta, quando ero piccolo. La mamma la conosco. Somiglia la mia... la sgiolera, la gemella, la sorella. Non so. Il Rolando e qual è Carlo, non li ha presenti, né, Rolando? Eh? No, non l'ho conosciuto. E la mamma l'ho conosciuta io. Però il Carlo Polo l'ho vista una volta, due. Il papà non l'ha visto. No. Ma chi è chi è il maggiore dei fratelli? Chi è? Giancarlo. È Giancarlo, il primo. No, il primo è Giancarlo. Poi c'è la gemella, io. Tu? E dopo ci sarà Renato. Renato, perché tu. Lui è l'ultimo. L'ultimo. E quei tempi lì, quelli di Bellinzona separavano i fratelli, li separavano. Adesso cerco di tenerli insieme. Non è come una volta che li separavano, che non facevano conoscere. E tu hai sofferto veramente tanto, sì, per questo, eh? Sì, ho sofferto molto. E dopo per quello che sono andato fuori di matto, sono andato fuori di testa. E dopo volevano mettermi a Mendrisio insieme ai matti. Che vita, Mauro? Ma sto bene, dai. Sì, la salute è buona. Una fortuna, però. Io, però sì, libero professionista. Sì, sì, però ho dovuto lottare io. Beh. Ho dovuto difendermi da solo. Adesso tu della ADE sei riuscito a intracciarlo o no? No, non sono riuscito, no. Ma tu è già un po' che non la senti più l'ADE, però. Da quando è andata a Basilea? Da quando è andata a Basilea, quando sono andata via. 40 anni fa? Sì. Quanti anni avrà l'ADE? La mia età, 60 anni. Ah, sì, perché è gemella. È perché è gemella. E allora? Più di 40 anni che vi allora? È sposata e poi ha cambiato i cognomi. Perché se non era sposata la potevo intracciare, perché sono elenco, capisci? Ma là da Ponce, Renato, non li troviamo più. Non sei già stato in comune di Faido? No, ma devo andare e sapere dove c'è là da Ponce, se ci sono ancora tutte le carte. Scala, chissà dove abita. Ah, Morosoli, è qua, penso, la Carla. Sì, 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 la mia pista. Mamma mia. Ah, è qui la Morosoli, è qua. Ma dovrebbe essere qui, ma se non risponde nessuno si vede che non è neanche in casa. È qui? C'è ancora una volta. E qui la Morosoli abita. Morosoli qui, ma non so se abita ancora qui. Permesso, Morosoli? Etere? Buongiorno signora. Buongiorno. Lei non conosce la Maria, la Carla Morosoli? Perché? È la mia cugina. No, non la conosco. Scusate, non sei il Mauro te? Sì. Ah, mi conosci ancora? Ma sì! Chi sono? Chi sono io?
Ah, sì, quella del postino. La postina. La postina, la ti postina. Cercavo. Ero lì, ti suonavo. Ecco. L'anno scorso io sono venuto qua. Ah. Però non sapevo che abitavo qui. Ma guarda un po', ma ho detto, pensavo, dicevo, Mauro non si vede più, chissà dove sarà andato a finire. Sarà magari morto. No, questo non l'ho pensato, però ho detto, almeno un bigliettino, pensavo come lo scrivevi. Ho detto, ma magari... non sapevo dove abitavi. Ma lo paio ormai. Senti, non avevi mica anche una sorella? Sì, la gemella, la da Pons. Ecco, mi ricordo, però... Stiamo cercando anche quella. Ah, perché non la trovi più? No. Non lo so se è la tua gemella. No, gemella. È la gemella. So gemella. Che mi ricordo, diciamo, che avevi anche una sorella, però dopo non l'ho più vista. La da Pons era lì al panio anche lei. Sì, certo. Adesso andiamo a trovare. Sì, vado, adesso vado a mettere la giacca, allora. Arrivo, grazie. Arrivo subito, Mi sei portato bene a posti. Dopo scrivo le cartoline e le portavo alla porta. Io scrivevo alla mia mamma, però non mi rispondeva. E io sempre scrivevo ogni mese, però non ricevevo mai le risposte. I Natali li passavo sempre all'Istituto Don Orione con i preti e le suore. Sempre lì. Perché gli altri bambini andavano a casa e io ero lì da solo, e l'abbiamo in 3-4, è molto brutto a Natale. Guarda che si vede! Ciao, ciao! L'hai già visto, Luciano? Come va? Ciao! Addirittura il quarto Luciano! Vai bene, ciao, Luciano! Come va? Va bene, grazie! Cosa hai fatto qui? Mai sono sempre così. Sempre così? Sì. E fumi sempre tanto? Fumi sempre tanto? È una alla volta. Andiamo bene così. Andiamo bene così. Che bello, come è cambiato. Buongiorno, ciao, Luciano. Ciao. Come va? Ben arrivato. Bene. Ben arrivato. Bene, allora. Bene. Bene. Qual motivo di questa bella visita? I miei ricordi. I tuoi ricordi? Ricordi che ho vissuto qui. Lucianone, Lucianone come sta? Bene? Mai. Ormai. Benissimo. Passano gli anni e diventiamo anche un po' tutti, ormai. Ormai. E quanti anni avevi quando eri qua? Avevo 9 anni. 9 anni. Tu invece? Avevo 10 anni. Hai fatto le elementari? Elementari. Sì, sì. Hai fatto le elementari. Da 55 a 60. 5 anni, fatto fino alla quinta, poi sono andato a lavorare. Dal 55 al 60, invece tu? Io sono venuto nel 1959. 59? Perché nel 1959. Stavo lui, è stato ancora qua. Okay. Dopo lui è stato ancora qua. Vogliamo sederci dentro un attimo? Ecco, un attimo. Dai, vieni. Accendiamo la luce. Permesso, Avanti. Dov'era quella che hai trovato che c'era anche lui? È qua il Mauro. Ci sei anche tu qua? Sì, sì. Prova a guardare se ci sei sono anche qua. Tu. Sei tu quello? Sì, sono io. Che bel ragazzo che eri. Questo sono io. E dopo... Questo è Silvano. Sei sempre stato magro. Gianfranco... Era sempre magro. Fausto Colombo. E la sua superiore a Ursula, sì, Giorgio Bolla, Paolino Giottonini, guarda. In che memoria. Qui abbiamo fatto i muretti, anche. Stavano costruendo. Ti piaceva lavorare in campagna? Sì, io. Ero sempre fuori a fare i lavori qua. Per quello io ero tutto il giorno. Ti piaceva di più lavorare in campagna? Sì, in campagna, io ero sempre fuori per quello. Quanti anni hai tu, Gerolamo? Tu? 60 quanti anni hai? Noi 60 Quattro.
64? No, 60. Se siete compagni, siete del 43? No, ma io 41. Qual è il 41? Che io 41? Ma vogliamo ancora. Io nel 46 e io mi sedevo qua, la mia scuola era qui, io ero qui. Ti mettevi qua? Qua, il mio tavolo qui, qui c'era la Giuseppina, ah c'era anche la Giuseppina. La Giuseppina, tu ti ricordi? Sì, era Locarno, la Giuseppina. Io ero qui, lei era qui e dopo la maestra era di qua. 7 più 1, quante sono? Ancora una ne metti? 8. Ma qui penso che era... Qui cos'era qua prima? Oh, se non ti ricordi tu, io non mi ricordo. No, la monda è di qua. No, è di là, Ma no, è sbagliato. Dobbiamo andare su là perché la strada va giù. E dopo la isola. Ma qui è la monda qua, aspetta. Il paese è qua. Ah, ecco, adesso mi ricordi. Ma poi passa giù di là. Ciao! Magari li conosco. Non fa niente, no? Ecco, io sono la Martella. Buongiorno. Voi ci conosciamo, Ciao, ciao, stai bene? Come va? Bene, grazie. Abiti ancora. Io abitavo qua, io portavo il latte qua. Lo conosci il Pino? Ma cosa fai con tutti quegli anelli al naso? Ah, visto? Il Pino lo conosci, Ricchina? No. Ah, ma mi conosci quando ero già ragazzo, giovane. Certo, certo. Che lavoravo lì da paracchini. Esatto. E qui io passavo tutte le mattine a portare il latte. Ma sì. E dopo là, io abitavo qui. E alla mattina alle 4 andavo a piedi fino adesso su. Dove abiti? A Locarno, a Murante adesso. Io Locarno. Sì, sotto perché io faccio 16 anni qui. Conosce la Paracchini Ida, Sargenti Gastone? Sì, ma sono tutte, c'è solo la Giovanna adesso, gli altri sono morti. Ho voluto tornare nei suoi ambienti di no, volta. Ho voluto ricordare i miei ricordi. Ah. 25 anni fa. Che... Ah. Dopo qui segavano erba, qui, ma puliscono con i canali. Sì, penso di sì. Ah, li puliscono primavera ancora, forse, in primavera. Ciao Mauro. Auguri, ciao. Ciao! 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 Voi siete di quartino di San Martella? Ah, Vira! A Vira? Vira! Ah, mi conoscete? Sì! Abitavo qua io! Sì, lo so. Ecco, io abitavo quella casa lì, avevo il campo di patate, cornetti, poi avevo anche le vergi, tutto il campo, da lì fino sulla stalla dietro, ci avevo, solo, e dopo mi aiutavano lì, quella casa lì mi aiutavano i sargenti, i nipoti della nonna venivano a arare la terra. Però dovevo sempre fare giardino, ho lavorato tanto lì, col terreno lì anche. Adesso vado a vedere la casa fino lì dove posso arrivare. Allora, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Prendevo le mucche. Li portavo qui fuori, venivano le quattro mucche, qua che io ero garzone, e le mucche li pascolavo qui. Venivano qua fino alla sera alle 4. Poi alle 4:30 prendevo le mucche, li prendevo, li portavo giù e li portavo sulla stalla.
su là, mi portavo su là, ecco. Ecco, dopo io ho lavorato i cavalli giù in Isola Martella dal Renzo, tanti anni fa, io lavoravo ai cavalli. Ecco, vieni, venite, guarda, toh, vieni. Oh, ecco, bravi, su, vieni. Ecco qui, io dovevo pulire qui. Adesso vedi, non c'è più pulito qua perché non c'è più nessuno che abita. È tutto isolato, morto, come essere morto, tutto. E non c'è più una persona che tiene pulito qua perché io prendevo, le strellavo tutto qua, le strellavo qui l'erba. Ecco, qui era la mia camera, la camera che dormivo, mi ricordo, la mia stanza qui, con la finestra, ecco. Poi lì lavavo i stivali dei padroni, lavavo sempre i stivali da Torricelli, Giovanni, quando venivano a caccia, no? Ho sempre lavorato, ho cominciato a 14 anni, a 16 anni, che ero ancora minorenni. Che io non avevo nessuno e mi hanno messo in una famiglia. Quando io ho lasciato l'Isola Martella, che avevo quasi 30 anni, ho imparato a vivere da solo, senza che gli altri mi dicano fare questo, non fare l'altro, non fare questo. No, la mia libertà la voglio, godimi la mia gioventù, perché non posso sempre stare lì e essere comandato dagli altri e poi avere anche la mia responsabilità. Ho cominciato a vivere, essere indipendente e poi ho cominciato a lavorare nei ristoranti, fare cucina, fare pulizia, lavare i piatti e padelle, così. Ogni giorno è una vita nuova. Bisogna sempre andare avanti, non indietro. Ada, ecco, Ponsada, Mariangela Virginia, altrimenti Faido. Fai, quando è nata la sorella? Faido, 11 novembre nel 1944. Ponsada, Mariangela Virginia, altrimenti Faido. Allora è la mia sorella, non gemella. Non è il mio gemello, è il gemello del Renato Pons. Gemelli sono. Eh sì? Non si chiama più Pons, si chiama Lema, Ada Lema. Speriamo solo che ci accolga. Appunto. Speriamo. Speriamo. Però bisogna essere pronti anche ad accettare un rifiuto, eh? Capito? Devi essere pronto anche ad accettare un rifiuto. Se non vuole, non possiamo insistere troppo. Appunto. Capisci? Perché ormai ha la propria libertà, eh? Appunto. No, a meno vedere i fratelli. Quello che sarà, sarà. Dobbiamo essere fatalisti. Non lo so. E Renato che non trovo. Ma
57 anni hai trovato il Rolando. Eh? 57. Magari a 60 trovi l'Ada. E poi non si sa. Così. Sarà tutto aperto ancora. Guarda che bello. Andiamo lì a abitare. Fatemi la casetta, Lorenzo. Prendiamo quella casetta lì sotto. È che qui parlano in tedesco. Io non so una parola di tedesco. Panicche. Come facciamo a farci capire? Si impara, sì. Te che ragioni dalla vita, si impara. Contenta. Contentac. Io. Navodi. Io parlavo un po' tedesco. Te posso? Sì. Palestra. Sì, sono qua. Ah, palestra. Partiamo? Devo provare? Lo faccio? Sì, eh? Sì. Convinto? Convinto. Pensi? Speriamo, Lada, la mia sorella. Suona libero. Non risponde nessuno. Senti, suona libero, ma non risponde. Non risponde. Adesso andiamo a leggere cosa c'è su sui campanelli, eh? Andiamo a vedere. 29. Lema il cognome. Prima chiedi se c'è una signora Ada lì. Ada abita Pons. Qui un'Ada Pons. Nata Pons. Ada Pons. Lema. Questo? Sono? Sì. Lema. Prova, dai. Vediamo se risponde qualcuno. Prova, non c'è. C'è in giro neanche nessuno per chiedere. Ma sono una. Sono. No, non suoniamo nessun altro. Buonasera! Signor Lehmann! Lehmann! Signor Lehmann! Lehmann! Ma non c'è in casa! Lavora? No. Grazie. Dove ho mandato la sorella, se c'era la dopo. E lui c'è scritto Lema, mi pare. Aspettiamo, Mauro. No, aspettiamo. Più tardi, dai. Aspettiamo, più tardi. Aspettiamo. Andiamo a bere qualcosa. Sicuramente è qua. Sicuramente, lo senti che è qua? Sì, sì. Lo senti? Sì, lo sento, è qua. Ada Lema. Lema. E che ha? C'è la luce di qua, vedi? Ada Lema. Provami. Non mi sa, guarda, le cose sono ancora chiuse. Magari devo mandare qui vicini se sono andati in vacanza. Adesso mettiamo. Prova. Scusi signora, cercavo Lama. Ada Lema. Ada? Ada. E qui abita qui ad Ponz Lema. Sì, sì. Ah, ecco qui. Sì. Ecco, ma adesso non c'è. Ma sono io l'Ada. E lei l'Ada? C'è te? E lei, sa chi è lui? No. Sono il fratello. Il fratello? Sì. Chi?
Lui è il Mauro. Livio. Il Mauro. Livio. Ma non è vero. Sì. Non ci crede? C'ho, dopo c'ho un regalo da darti. Wow. Ah, guarda. Sono andati. Non c'ho contatto, niente. Non ha più. Non ha più contatto. È peccato, ma cosa vuoi fare? La vita, la vita. C'era qui il papà, ma non è che. Non era al massimo. Ecco. Permesso. Sono qua. Permesso. Prego. Perché mi bruetta? Mauro. Buongiorno, piacere, sono il fratello. Ah, ecco. Mauro Livio Pozzi. Sono il fratello e la mia sorella. Ma io l'ho conosciuta quando era piccola. Sì, quando era piccola a Bellinzona. A Venezia Fomentre. A scuola abbiamo fatto. C'era la sola Adelina. Perché dopo io scappavo da te ogni tanto, perché era... Sì, sì, loro non volevano. No? Non volevano. Che io scappavo da lei per venire a trovarti, andavo, andavo lì, dopo le sore mi picchiavano, facevano botte, non mi lasciavano conoscere la mia sorella. Io dicevo che eri la mia gemella, no? Invece non sei la mia gemella, lei è dal 1900 e sì, sì, è del 44, anche Renato, siete gemelli. No, Renato. Renato Ponzi. Rolando. No, Renato, Renato Ponzi. Renato Ponzi è la gemella. E lei ha avuto figli? Una figlia, una figlia. Si è sposata. Ecco. È la mia nipote. Ecco. Che carina, guarda. Ecco. Guarda, Mauro. Ecco. Questa è la tua nipote, vedi? La mia nipote. Lei sa che hai zii? No, no, non no, sa no, niente. No, se non si occupa nessuno. Non si sa niente. No, siamo come dei stranieri, sì. Allora cosa che vado a raccontare a mia figlia? Che c'è un zio a Pasilea, c'è un zio a Bellinzona, qualche posto, che non c'è nessuno che si manda, no? Non potevo venire a trovare, io non sapevo che eri qua. Io ho detto a Giancarlo Pons, io voglio trovare la mia sorella Ada, prima di morire o dopo, prima di morire la voglio ricercare. Perché anch'io, a me non mi hanno aiutato nessuno. Io non do la colpa a Giancarlo Ponza, ai fratelli, alle sorelle, la colpa è del papà, la colpa anche dei tutori. Sì. Ma neanche il papà mi ha detto che c'è anche dei figli a Venezia o qualche giro, nessuno, non ha parlato nessuno, quello che vuoi che sappia io. Io lavoravo al Bar Pozzo, vedo mio fratello a bere perché io lavoravo nei ristoranti, a Bar Pozzo lì in Città Vecchia. E mi fa, Mauro, vieni, sai chi è questo qui? Il tuo papà. Come? Vedo questo papà, l'ho baciato, l'ho salutato, e dopo il papà è venuto a dire scusa a Giancarlo, dire che aveva abbandonato i figli, così. Io mi sono messo a piangere, per 3 mesi ero scioccato, ero fuori matto, che quasi mi... Volevo buttarmi giù nel fiume e farla finire, dico, a me non fratello, ma già non dillo che è mio papà, no? Non è il massimo, sai, certe volte è sempre meglio non sapere niente. Invece, per esempio, buon Rolando, lui non... Siccome non ha conosciuto... Non l'ho mai visto. Lui praticamente da piccolo, non ha conosciuto né la mamma né il papà. Allora non ha mai avuto neanche... No, sì. Il desiderio. Non sa niente, fino a 20 anni è stato in collegio praticamente. È così. Invece la tenacia del Mauro ha portato al ritrovamento della sorella, eh? È proprio lui che... Se io non andavo al municipio di Faido a prendere queste carte, non vi trovavo. Con le carte... Quelle lì vi ho trovato. Sì. Viene anche con il cognato, venga lì. Vai, fatemi io. Faccio io la foto.
Tutto schlicht, tutto besser. Dove devo mettermi io? Ah, c'è. Vieni qua. Aspetta, che mi sono un po' impanata. Ancora una. Ancora una ne vuoi? Sì, ancora. Yuhu. Che magia. Tutto il tempo che è scaduto in una fotografia. Ecco. Hai già? Eterna Dominus Dominus Perpetua Lucia Tei, Requi Santi Pace Ami, Requi Eterna Dominus Dominus Perpetua Lucia Tei, Requi Santi Pace Ami. Grazie mamma che tu mi hai salvato e sono libero cittadino e posso andare dove voglio da solo, è la mia vita che devo scegliere, grazie di tutto, anche se te mamma non è colpa tua se tu hai abbandonato i figli tuoi, non è colpa tua, e benedisci i tuoi figli, e guarda sempre anche Giancarlo, Rolando, Renato, la sorella. Grazie mamma. Thank you.